notte di furti a Siena ha colpito il centro storico. Monte dei Paschi, la regione approva la mozione su crisi occupazione. Dal WWF arriva un esposto contro il consorzio di bonifica Toscana Sud-Est. E parleremo di Clet Abram che invade Monteriggioni con il progetto di street art. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. Iniziamo con la cronaca. Sono stati messi a segno nella notte tre furti a negozi nelle vie più importanti del centro storico. Il servizio. Incuranti di telecamere di sorveglianza, spregiudicati al punto di colpire nelle strade principali della città, i ladri tornano al lavoro. Nella notte sono stati tre i furti a negozi delle vie più centrali di Siena. Non si sa in quale ordine, ma i ladri sono entrati nel negozio di parrucchiere Elena, in via della Sapienza, davanti alla biblioteca, poi lungo banchi di sopra, da Bottega Verde, davanti al bar Concadoro ed anche dal parrucchiere Mosaico, in via di Città, nei pressi della Chigiana. Che la mano sia la stessa, o perlomeno quella della stessa banda, non ci sono dubbi. Hanno scelto lo stesso modello di porta d'ingresso, quella dove la serratura è all'interno di un buco nell'infisso. Hanno utilizzato un trapano per farla saltare. Hanno preso la cassa e se ne sono andati senza cercare altro. In via di Città hanno gettato all'interno della saracinesca del negozio il papiro la cartellina trovata con la cassa del negozio di parrucchieri. In via della Sapienza hanno trovato giusto poche monete, un centinaio di euro da Bottega Verde e qualcosa in più da Mosaico. Meno di 1.000 euro di bottino, molto di più di danni per gli esercizi commerciali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ai quali sono state presentate le denunce. Nella notte i ladri hanno colpito anche in alcuni appartamenti, sempre del centro storico. Parliamo adesso di Monte dei Paschi. È stata approvata dalla giunta regionale con voto favorevole all'unanimità una mozione in merito alla crisi occupazionale del Monte dei Paschi di Siena. Simona Sassetti. È stata approvata con voto favorevole all'unanimità una mozione in merito alla crisi occupazionale del Monte dei Paschi di Siena. L'atto presentato dai consiglieri del Movimento 5 Stelle Giacomo Giannarelli, Irene Galletti, Gabriele Bianchi e Andrea Quartini impegna la Giunta ad aprire quanto prima un tavolo regionale sulla crisi aziendale di Monte dei Paschi di Siena, in particolare sui riflessi occupazionali previsti dal piano industriale in discussione, al fine di garantire presenza e supporto dell'istituzione Regione Toscana in tale fase cruciale per il destino di migliaia di toscani. Come ha spiegato Giannarelli illustrando l'atto in aula, le ultime notizie provenienti dall'Europa parlano della richiesta di 10.000 esuberi per tutto il gruppo, con il rischio per la Toscana di 5.000 dipendenti in esubero, un'eventualità che avrebbe risvolti drammatici per la nostra regione, ha detto il consigliere. Per questo chiediamo che la Giunta apra un tavolo, come in altri casi di grave crisi che si sono verificati. La mozione impegna inoltre la Giunta regionale a richiedere presso la conferenza Stato-Regioni il rispetto del tetto salariale per il management non superiore a 10 volte il salario medio dei dipendenti di MPS, così come previsto dall'accordo di principio del 1 giugno 2017 tra Commissione Europea e Stato Italiano. Voto favorevole anche da parte degli altri gruppi. Claudio Borghi, Lega Nord, portavoce dell'opposizione, ha pronunciato il suo sì, sottolineando come sarebbe fondamentale far partire un tavolo regionale sulla questione delle banche, perché la crisi di un istituto bancario si riverbera in modo drammatico su tutto il territorio e l'esubero del personale è solo il primo dei tanti effetti negativi che purtroppo erano prevedibili. Secondo Leonardo Marras, PD, la mozione è equilibrata e non possiamo non votarla. La crisi ha riflessi gravi sul territorio, la regione deve farsene carico, ha aggiunto il capogruppo del PD, il quale ha anche auspicato un pieno sostegno al ministro Padoan nella trattativa presso la Commissione Europea per il salvataggio della banca. È stato presentato Apoteca Chemo, il più avanzato sistema robotizzato per la preparazione dei farmaci antiblastici, attivato all'interno della nuova unità operativa di farmacia oncologica. Sentiamo Pierluigi Tosi, direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria senese, e l'assessore regionale Stefania Saccardi. Tutte le cose si possono fare in manuale o in maniera automatica. Questo consente di poter servire molti più pazienti. Stiamo cercando contemporaneamente di accorpare gli ambulatori tenendoli aperti sulle 12 ore, con maggior sicurezza dal loro punto di vista, con maggior sicurezza dei medici, perché tenete presente che il fatto che il medico possa prescrivere una terapia e in automatismo il robot la riceve, questo riduce enormemente tutti quegli errori che nelle trascrizioni si possano verificare. Quindi maggior sicurezza, riduzione dei costi e maggior tranquillità per gli operatori. È top. È un robot che serve per la preparazione dei farmaci antiblastici e quindi di farmaci molto costosi. La presenza nell'azienda ospedaliera di Siena
di questo nuovo sistema robotico ci consente da un lato di garantire maggiore sicurezza al paziente, perché si riducono davvero al minimo gli errori rispetto a terapie la cui quantificazione è essenziale per produrre da un lato efficacia e dall'altro per evitare che siano dannose. E dall'altro lato però è sicuramente un macchinario che ci aiuta a fare maggiore economia rispetto a farmaci molto costosi, ad evitare cioè che una parte di questo farmaco non utilizzato nel paziente vada sprecato e venga invece utilizzato nella fliera complessiva della preparazione dei farmaci antiblastici a servizio non solo dell'azienda ospedaliera di Siena ma un po' di tutto il sistema ospedaliero senese. È un macchinario molto importante che costa circa 250.000 euro e che in 2 anni di attività noi contiamo che ripaghi il proprio costo sotto il profilo del miglioramento nella preparazione appunto di questi farmaci. Rino Rappuoli, il padre dei vaccini moderni, ha vinto il Premio Europeo dei Brevetti 2017. Il servizio. Rino Rappuoli è uno dei 6 vincitori della 12ª edizione di European Inventor Award 2017, il premio internazionale dedicato all'innovazione indetto da European Patent Office. La premiazione si è svolta a Venezia nella suggestiva cornice dell'Arsenale, con una cerimonia che ha visto la partecipazione del ministro Carlo Calenda e di 600 personalità. Il premio va a persone di eccezione, europee e non, le cui invenzioni hanno contribuito in modo straordinario allo sviluppo sociale, al progetto tecnologico e alla crescita economica. Questi inventori, ha detto Benoît Battistelli, presidente di European Patent Office, non hanno solo contribuito allo sviluppo tecnologico, i loro brevetti hanno lasciato un'impronta sociale ed economica tangibile in campi che vanno dalle terapie salvavita alla protezione dell'ambiente, passando per le tecnologie di navigazione satellitare. Considerato il padre delle vaccinazioni moderne, il microbiologo Rino Rappuoli ha inventato i vaccini coniugati utilizzando un processo chiamato vaccinazione inversa per creare i primi vaccini derivati dal genoma e ha lanciato una nuova generazione di immunizzazioni di massa che si sono dimostrate efficaci contro numerose malattie infettive quali difterite, meningite, batterica e pertosse. I vaccini di Rappuoli hanno reso il mondo più sicuro, le sue tecniche hanno cambiato il modo in cui i vaccini vengono progettati e prodotti. Soddisfatto anche il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati. È con grande gioia e soddisfazione che esprimo, afferma, le mie più vive congratulazioni a Rino Rappuoli per il riconoscimento appena ricevuto a Venezia, che conferma ancora una volta l'importanza internazionale e la levatura della sua eccezionale attività scientifica. Sono orgoglioso di ricordare che questo grande scienziato senese si è laureato all'Università di Siena e negli anni ha sempre mantenuto un legame scientifico e affettivo con il nostro Ateneo. Rappuoli sarà proprio all'Università di Siena sabato 17 giugno, durante il Graduation Day, per tenere una lezione magistralis davanti ai laureati, portando una testimonianza di straordinario valore professionale e umano. E parliamo adesso di politica. Stefano Scaramelli ha analizzato l'esito delle amministrative di domenica scorsa in provincia di Siena, proiettandosi verso quelle di Siena città del prossimo anno. Sentiamolo. Le elezioni nelle terre di Siena sono andate molto bene, perché le vittorie di Montalcino e di Sartiano sono 2 vittorie nette, 2 riconferme di sindaci confermati all'unanimità dei propri partiti, che hanno avuto l'intelligenza di allargare le loro liste, di fare un'apertura alla società civile molto forte, una rappresentatività, un cambio del gruppo dirigente, quindi 2 scelte positive premiate con percentuali molte alte, sopra il 70%, che dimostrano che Siena è un unicum ancora nel contesto nazionale e anche toscano rispetto alle percentuali che otteniamo. Brucia fortemente la sconfitta di Montalcino, ma lì è avvenuta per 15 voti, quando sono 2 liste vuol dire 8 voti, anche alcuni casi particolari, a qualche dubbio di alcuni spostamenti di voti terminali, insomma, su una sconfitta che però non lede il risultato positivo comunque della costruzione anche politica, perché se guarda Montalcino i voti assoluti della nostra lista sono stati superiori rispetto a quello di 5 anni fa, il problema è che appunto erano 2 liste e non 4, quindi non c'è stata una sorta di tripolarismo, di polarizzazione. C'è un contesto che dimostra che Siena un unicum rispetto alla Toscana, rispetto al fatto dove sta emergendo comunque con forza una riaffermazione del centrodestra come condizioni di carattere politica contro un centrosinistra che comunque sta un po' faticando nelle città capoluogo, se pensiamo a Lucca, a Pistoia o a Carrara, e questo ci deve far lavorare bene in vista delle elezioni amministrative di Siena.
No, Siena sta in un contesto toscano dove secondo me il centrodestra è in grado di ripresentarsi. Se si presenterà coeso e compatto è evidente che diventa un soggetto difficile da sfidare, è una realtà molto conservativa e quindi è evidente che potrebbe essere un soggetto che, politicizzando il voto anche nella città di Siena, è prevedibile che possa ambire al ballottaggio. C'è tutto un mondo che noi dobbiamo essere in grado di unire, quindi il PD deve fare uno scatto in avanti, deve discutere in quest'estate rispetto alle proprie linee programmatiche, deve chiudere una stagione e poi per presentarsi alla società civile con interlocutori nuovi ed aprire un grande campo di ragionamento, penso entro il mese di dicembre, confrontarsi sulle idee, definire nuova leadership, guida politica, definire strategie, aprirsi alla società civile, ampliare il raggio del confronto dentro un recinto molto, molto largo. E cambiamo argomento, il WWF attacca il Consorzio di Bonifica Toscana Sud. Ad esporre la questione Martino Danielli, attivista WWF e guida ambientale escursionistica. Ci sono vari aspetti dal punto di vista della gestione di questi fiumi, in generale, non solo per quanto riguarda l'aspetto specifico dell'Arbia Pianella, ma in generale in tutto il territorio della provincia di Siena. Negli ultimi anni stiamo assistendo a degli interventi che invece di essere di manutenzione con taglio selettivo degli alberi, con un'attenzione a quelli che sono gli equilibri naturali degli ecosistemi che sono molto fragili, senza tener conto di quelli che sono di quello che è il valore paesaggistico di questi luoghi. Si stanno facendo dei tagli distruttivi, si stanno facendo degli interventi con grandi macchinari, si distruggono interi ecosistemi di grande pregio. Sono state fatte tra l'altro già in passato, la stessa Università di Siena ha fatto diverse lettere e durissime nei confronti del Consorzio di Bonifica. Decine di ricercatori e docenti dell'Università di Siena hanno espresso il loro parere negativo rispetto a questi tagli a raso che non fanno altro che alterare la naturalità dei luoghi, ma senza assolutamente dare sicurezza ai cittadini per quanto riguarda quelli che possono essere i futuri eventi alluvionali. 30 anni di Erasmus, celebrazioni all'Università di Siena nella giornata dedicata ai laureati. Sabato 17 giugno, prima della grande manifestazione del Graduation Day, che vedrà i laureati in Piazza San Francesco a Siena per la cerimonia del tocco, che tra l'altro sarà trasmessa in diretta su Siena TV, si terrà una mattinata di riflessione e dibattito alla Santa Chiara Lab sul tema della mobilità internazionale. Ce ne ha parlato il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati. Sentiamolo. Il tema dell'internazionalizzazione, come noi sappiamo, è un tema che è al centro delle nostre politiche di sviluppo. Negli ultimi anni, senza salti in avanti clamorosi, abbiamo gradualmente ma costantemente aumentato il numero dei nostri studenti iscritti provenienti da paesi esteri. Abbiamo aumentato il numero degli studenti che vengono in mobilità per breve periodo, cioè la mobilità Erasmus a Siena, ed abbiamo anche aumentato negli ultimi anni, con numeri anche molto interessanti, il numero degli studenti iscritti all'Università di Siena che poi vanno loro a loro volta su periodi di mobilità breve in Erasmus presso altri atenei europei. Riteniamo che anche quest'ultimo aspetto sia molto importante per il processo di internazionalizzazione dell'Ateneo e sia anche molto importante per garantire a questi studenti un'esperienza che può certamente arricchire il loro bagaglio culturale. Continuiamo a lavorare in questa direzione perché ci crediamo fermamente, crediamo che l'università debba essere appunto universale e debba essere un'università dove studenti e docenti di tutto il mondo si possano incontrare. Bene, ci spostiamo a Monteriggioni perché, come avrete sentito dai nostri titoli, l'arte contemporanea invade e dipinge Monteriggioni con un gruppo di artisti guidati da Clet Abram. Il noto artista francese, conosciuto per il tocco di creatività, ironia e fantasia che sa dare ai cartelli stradali, ha aperto il progetto di street art Percorsi in Comune, volume 1. Sentiamolo allora, Clet Abram, ai nostri microfoni.
Sono stato invitato dal sindaco di Monteriggione per lavorare sui cartelli stradali, il mio solito lavoro di street art. Quando un sindaco mi invita a lavorare ufficialmente rispondo sempre positivamente, perché trovo che sia una risposta molto, molto importante al mio lavoro, alle mie questioni, perché il mio lavoro è una domanda sull'importanza delle regole e sul rapporto del cittadino con le regole, perché le regole ci vogliono, però se non si possono mettere in discussione non possiamo neanche migliorarle. Se il cittadino non può lui intervenire con le sue caratteristiche, il suo pensiero proprio di fronte a queste regole, allora è solo lì per obbedire. Non mi sembra che questo sia i termini per quello che si chiama democrazia. Quindi il mio lavoro è una domanda, una grande domanda su tutte queste problematiche, molto importante oggi. Il fatto che il sindaco lo ufficializzi vuol dire che anche un sindaco può farsi queste domande, può rimettere in questione le istituzioni stesse che rappresenta, e questo è un percorso molto costruttivo. La mia ricerca artistica nasce dal combaciare di diverse cose. Una è il fatto che il cartello stradale rappresenti l'autorità indiscussa, e come dicevo prima invece bisogna poter avere la possibilità di discutere l'autorità, se no non la possiamo migliorare, ma anche da una ricerca intellettuale. Il cartello stradale è una ricerca di comunicazione visiva semplificata, cioè cercare un linguaggio universale, semplice, che possa parlare a tutti. In quel senso lì è interessante e intellettuale, perché per me vuol dire ricercare dei contenuti da raccontare, delle riflessioni a volte anche complesse da raccontare, però in modo semplice per tutti. E questo è il simbolo del cartello stradale. Donare il sangue, un piccolo gesto dal grande valore morale in grado di aiutare numerosi pazienti. È questo lo spirito con cui anche l'azienda ospedaliera universitaria senese ha celebrato la giornata mondiale della donazione di sangue. Sentiamo di cosa si tratta nella nostra intervista. Come tutti sanno, come sappiamo i donatori in particolare, questo è il periodo che va da ora, giugno, fino a settembre inoltrato, un periodo impegnativo dal punto di vista donazioni, per ovvi motivi di ferie giuste, temperatura ambientale che comunque il caldo non facilita l'afflusso dei donatori. Nonostante questo, comunque i donatori rispondono, stanno rispondendo, sono ormai abituati anche a questo tipo di input che tutti gli anni viene fatto sia dalla regione, che coordina tutte le donazioni, sia dai vari centri trasfusionali, compreso il nostro. Noi da ormai un anno abbiamo intrapreso un percorso di donazione per lo più fatta su appuntamento, e quindi abbiamo avuto un buon risultato, una buona affluenza, e contiamo di migliorare questa affluenza. Una cosa da dire, che comunque in teoria potrebbe influenzare l'arrivo dei donatori, è il fatto che per decreto legge, la Regione Toscana ha adottato quella che viene definita donazione differita. Vuol dire che le prime donazioni devono essere, non sono più donazioni effettive, ma sono visite pre-donazione, quindi ci sarà una visita e successivamente, dopo una settimana, la donazione vera e propria. Questo vale anche per i donatori che non donano da più di 2 anni. Questa è legge e quindi non possiamo farne a meno. Nel frattempo però abbiamo indirizzato queste donazioni, come vengono dette, differite, con appuntamenti. Noi prendiamo appuntamenti al nostro numero dedicato, è tutto sul sito aziendale, tutte le indicazioni, e su appuntamento facciamo le visite, facciamo l'elettrocardiogramma, esami di legge, e dopo una settimana chi è idoneo può venire a donare. Sono 18 i giovani del servizio civile regionale che presteranno servizio negli uffici del Comune di Siena per 8 mesi all'interno dei 2 progetti Senza Barriere, che riguarda istruzione e sociale, e T'accompagno in Comune, che riguarda i settori cultura e sport, personale e politiche giovanili.
Ce ne ha parlato l'assessore Anna Ferretti. Devo dire che ieri è stata una bella giornata perché sono entrati in servizio 18 ragazzi e ragazze. Saranno impiegati in attività diverse del comune, dal sociale alla cultura, agli uffici, quindi si renderanno un pochino conto di come funziona tutta la macchina comunale. Faranno un'esperienza di lavoro, ma faranno anche una ventata di rinnovamento dentro l'amministrazione, perché quando arrivano dei giovani e chiedono ma perché si fa così, perché non si fa in quest'altro modo, è anche un modo per rimettere in discussione l'operato, no? E quindi un modo per ringiovanire un pochino tutto l'ambiente e dare una rinfrescata. Credo che sia veramente una bella opportunità che la Regione ci dà. È uscito anche un altro bando e stiamo raccogliendo le domande per il Servizio Civile Nazionale, anche lì potrebbero entrare altri 6 ragazzi e quindi una bella cosa. Noi in questo periodo facciamo anche la formazione e la formazione è formazione obbligatoria, è una formazione civica perché non è una formazione inerente all'attività che viene fatta, ma è una formazione inerente ai valori del nostro Stato, i valori della nostra Regione, i principi della civile convivenza. Tutto quello che, diciamo, chiaramente nella scuola purtroppo si fa molto molto poco e in modo molto marginale. Io credo sia un anno di formazione lavoro vero, non lo stage che dura qui 15 giorni o un mese, ma è un modo per i ragazzi per approcciarsi a una realtà veramente diversa, che loro non conoscono. E parliamo adesso di un progetto europeo di cinema che riguarda la Francigena con il Festival Visionaria. Ce ne ha parlato Giuseppe Gori Savellini. Come associazione visionaria quest'anno abbiamo lanciato un nuovo progetto, ci siamo uniti al Festival Mattador di Trieste, diciamo due festival indipendenti ai punti estremi della penisola, con l'idea appunto di tracciare una strada che ci unisca. La strada che ci è venuta in mente è la Via Francigena. È Visioni in Movimento, il titolo del progetto, è un progetto di residenza artistica che mira a produrre due film con un punto di vista autoriale sul senso del cammino e sulla strada, sulla Via Francigena. Come facciamo? Abbiamo lanciato un bando, una call internazionale, per scegliere due giovani registi europei dai 18 ai 30 anni, residenti in un paese europeo, che possono appunto, poi saranno scelti, loro ci invieranno un loro progetto iniziale, noi sceglieremo i due progetti che più ci convincono e i due registi scelti passeranno 40 giorni qui con noi, 40 giorni in cui si formeranno, avranno un periodo di summer school che sarà anche aperto al pubblico, in cui si formeranno su come si realizza un film per strada, un film sul territorio, dopodiché cammineranno lungo la strada nel tratto da San Gimignano a Siena, sono due tappe del percorso ufficiale, e in questo periodo quindi di sopralluoghi elaboreranno il loro progetto in maniera più convincente, dopodiché a fine agosto, inizio settembre, produrremo i loro due cortometraggi. Poi ci sarà il periodo di post-produzione, dove saranno affiancati, diciamo, dai nostri tutor e ai nostri tecnici, dopodiché i due film finiti, realizzati, saranno presentati nel nostro festival a novembre prossimo. Ed eccoci alla nostra pagina sportiva, iniziamo con il calcio, 5-6 giocatori e questo è l'obiettivo del Siena sul mercato. Michele Mignani e Giovanni Dolci stanno lavorando alle strategie, partendo dal gruppo di elementi sotto contratto. Intanto il 27 giugno andrà in consiglio comunale la decisione sull'impianto dell'acqua calda, che dovrebbe passare da circoscrizionale a misto e passare quindi sotto la gestione del gruppo Robur Siena Nord, dando dunque il via all'assegnazione alla società bianconera. Parliamo di basket, sarà Claudio Macchi il nuovo socio della Menzana. L'imprenditore, che sarebbe vicino al nuovo sponsor Sound Reef, sarebbe pronto a rilevare più del 30% della società biancoverde. L'annuncio fra oggi e domani. Partirà in questo modo la nuova fase della Menzana 1871. Verso la conferma il direttore sportivo Lorenzo Marruganti e il coach Giulio Griccioli. E quindi la squadra sarà basata su Cappelletti, Masciarelli, Bucarelli e Vildera. Siamo al volley, sta nascendo la nuova Emma Villas. Bruno Bagnoli ha a disposizione anche l'opposto di casa Cesare Gradi. L'attaccante di Sinalunga vestirà ancora la maglia bianco-blu e sarà il vice di Martin Nemec come secondo opposto, ma grazie alla sua duttilità potrà essere utilizzato anche come banda. Confermati anche Fabroni, Spadavecchia e Vedovotto, che si uniscono ai nuovi Fedrizzi, Bargi e il colpo Andrea Giovi, giocatore che ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di Londra. Nei prossimi giorni la rosa potrebbe già essere completata. Sentiamo il direttore sportivo Fabio Mechini. Assolutamente, Cesare, ci tenevamo
è il cinese doc della squadra e soprattutto è uno di quei ragazzi che l'anno scorso hanno avuto poco spazio, magari meno spazio durante le partite domenicali, hanno fatto un lavoro eccezionale durante la settimana. Per cui con l'occasione volevo ringraziare i ragazzi che l'anno scorso hanno giocato meno, a Menicali, a Canestra, a Tommaso, a Cesare, a Battista, perché hanno fatto un lavoro importantissimo durante la settimana e questa conferma è il giusto ripagare il lavoro fatto l'anno scorso. Il palleggiatore ci vuole per forza, perché da una squadra che ha obiettivi importanti come poi ce l'abbiamo noi, e il secondo palleggiatore è fondamentale sia per la qualità dell'allenamento sia per i momenti importanti che possono succedere durante il campionato e playoff. Il prossimo di Tommaso ha degnamente e precisamente sostituito Fabroni nella partita di Mondovino, ricordo per l'infortunio subito a Fabroni, e comunque fu importante tutto l'anno perché ha una qualità d'allenamento che non tutte le squadre potevano avere. Per questo la scelta del palleggiatore di riserva, diciamo, è fondamentale per tutti gli qua. Adesso il prossimo anno avremo 24 squadre a 2, per cui tutti i palleggiatori di qualità saranno occupati o spereranno di andare a giocare nelle varie squadre, per cui sarà difficile poter fare affidamento a trovare un palleggiatore adeguato. La nostra volontà è chiara, sarebbe di confermare chiaramente il Simone Tommaso, per cui io penso che già nel prossimo giorno potremmo avere anche questa riconferma. Ma sicuramente oltre a Spadavecchia Bargi ci sarà la conferma di un'unità centrale, questa chiaramente minimo, vogliamo allestire la rosa con tre centrali di qualità che possono alternarsi nel lungo campionato che ci aspetta il prossimo anno. Adesso stiamo facendo le valutazioni tecniche soprattutto dell'allenatore e di conseguenza già nei prossimi giorni avremo anche questa risposta qua. Siamo in fase di arrivo su tutti i ruoli, per cui anche i ruoli extra giocatori, per cui vorremmo riconfermare anche lo staff medico, lo staff sanitario, cioè per cui per questo mese sarà importante e fondamentale per poter riportare all'equilibrio tutto lo staff di anno scorso. Bene, siamo in chiusura. Prima vi ricordo che questa sera alle 21:15 sarà trasmessa su Siena TV la manifestazione La Briglia d'Oro. È veramente tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata con i nostri programmi.